Pomeriggio, perché sono quasi metà del pomeriggio. Comincio ora questo video perché stamani è stato un delirio. Stamattina presto sono uscita con Matteo per portarlo dalla dottoressa. Sta bene, non ha niente, ma dovevo farmi compilare il foglio per la patente, per poterlo iscrivere per la patente per il motorino. E sì, che l'ho portato con me e poi mi sono resa conto che gli sono scaduti dei vaccini ora a fine mese, ma me ne sono resa conto perché avevo sempre il foglio, quello di quando l'abbiamo iscritto alle medie. E sì, che sono andata nel panico ieri sera, perché io devo presentare le vaccinazioni ora per finire di ultimare l'iscrizione alla scuola superiore. E sì, che sono andata nel panico, ho detto vai, ora non me lo accettano. E invece no, la mia dottoressa mi ha detto no, te iscrivici in fase di aggiornamento, capace che magari lo chiamano anche a ottobre, a novembre per farli, tanto ti arriva la lettera a casa con l'appuntamento. E sì, ora sono più tranquilla. E poi qui stamani è piovuto tantissimo. Io sì, forse ve l'avevo detto che l'anno scorso con il brutto tempo, vennero quei 5 minuti di brutto tempo, ma a me mi portò via il gazebo. In più siamo corsi per tirare su le tende, quelle lì da sole, dove abbiamo chiuso, e avevo paura che me le portava via. Infatti stamani io e Lorenzo, come abbiamo visto davvero che il tempo peggiorava, che si alzava il vento, pioveva anche contro, siamo andati subito a tirare su le tende da sole, perché sinceramente se me le rompe mi fa un danno enorme e non voglio. E abbiamo tirato giù quelle trasparenti, quelle che tengo giù abbassate in inverno. Ora poi più tardi, quando arriva Stefano, ci pensa lui a rifare tutto il cambio, perché anche è faticosa come cosa da fare. E non ho ripreso niente, non ho nemmeno pensato ad accendere il telefono per riprendere, perché poi con i tuoni, la pioggia, il vento, la Maggie abbaia in continuazione, ha paura, e sarebbe stato impossibile poter registrare con lei. Ora non sono in casa, si vede, ma sono in quella che reputo la mia casa del cuore, ovvero sono sul camper, perché voglio sistemare, voglio mettere le lenzuola, che già qui farò una sudata super mega enorme, specialmente per il letto, ecco, sì, quello basculante che viene su e giù, perché è faticoso. E poi voglio cominciare a mettere delle cose, insomma voglio sistemare un po'. E poi devo preparare cena, e sì che devo fare anche quello più tardi, mi devo sbrigare. E sì, ora però mi metto a fare i letti, almeno mi levo un gran pensierone, e poi vedo cosa portare giù, e se aspettare semmai Stefano che mi dà una mano, sempre che non arrivi tardi, se no come sempre me lo faccio da me e faccio prima.
letti rifatti. Ho aperto anche l'oblò perché fa troppo caldo. La cosa per me più faticosa è finita di fare. Ora è tutto una passeggiata. Solo chi ha un camper può capire cosa vuol dire rifare questi letti, specialmente questo basculante. Ma anche quello su in mansarda. Prima avevamo un camper mansardato e anche quello era bello tosto da doversi rifare. Spesso mi viene scritto quando pubblico dei video, magari dove siamo via con il camper, mi viene scritto che non sono delle vere e proprie vacanze perché alla fine non stacco dai miei lavori di casa. E in tante puntualizzano la cosa che magari ecco, non sono delle vere e proprie ferie, se quando si va in ferie non siamo servite e riverite. Io ho provato le ferie prendendo magari una camera in albergo, o abbiamo preso anche degli appartamenti in affitto da quando abbiamo la Maggie, 1 o 2 volte. Non mi ricordo se 1 anno o 2 anni, 2 anni, sì, 2 anni abbiamo preso anche un appartamento in affitto e io posso dire che non tornerei mai indietro, lo dico sempre, ho voluto fortemente il camper, capisco che le vacanze in camper non sono per tutti. Nel senso che io non sono chissà chi e perché faccio le vacanze in camper, non sono per tutti perché non a tutti piacciono gli ambienti stretti e qui gli ambienti sono strettissimi. Anzi, prima avevamo un camper più grande, poi abbiamo preso questo che è più piccolino. Sicché sì, insomma non tutti amano gli ambienti stretti, sicché sì, il camper non farebbe per loro e comunque anche bisogna sapersi un po' adattare e magari non tutti ecco vogliono giustamente quando sono in ferie il doversi adattare, prediligono proprio tutte le comodità. Per comodità io intendo quelle di essere magari serviti e riveriti. A me non pesa il dover fare le cose qui sul camper, come mangiare, pulire, a me non pesa. Prima di tutto perché le dimensioni sono più piccole e i tempi sono più piccoli. Io in 5 minuti al mattino pulisco tutto, e non mi pesa. Non mi pesa perché mi piace la libertà che mi dà il camper, mi piace il fatto che ovunque vado scopro dei posti nuovi, però mi sento a casa mia perché ho tutto qui, ho tutte le mie cose ed è come se andassi a fare una passeggiata e poi torno a casa mia. E questa per me è una cosa fondamentale che ho voluto tantissimo, a maggior ragione. Mi sento ancora di più a casa quando torniamo in dei posti che sono i miei posti del cuore, posti che io amo, amo follemente, dove mi sento davvero a casa. Ecco lì davvero è l'apoteosi per me della gioia, proprio delle vacanze. Il fatto che ci possiamo spostare durante, magari se andiamo via una settimana, ci possiamo spostare in più luoghi diversi, ecco il poter vedere più luoghi, anche questa è una cosa che a noi piace. Sì, io non tornerei mai indietro. Mi è stato detto anche qualche volta che le vacanze in camper, le vacanze in campeggio sono le vacanze dei poveracci, sono le vacanze degli sfigati. Guardate il sorriso mio, non mi sento per niente una poveraccia, anzi è una gran fortuna. Sono fortunatissima ad avere questa casetta su 4 ruote. Non mi sento davvero una sfigata ad andare in campeggio, anzi, i miei figli, anche quando erano piccoli, sono sempre stati contenti. Fin dalla prima volta che siamo andati in campeggio, mi ricordo, arrivammo, aprii la porta e gli dissi a tutte e due che quella sarebbe stata la nostra casa in quei giorni, che il prato sarebbe stato il nostro pavimento e il cielo stellato sarebbe stato il nostro tetto, e ormai questa è diventata la frase di rito, e per me non c'è una cosa ecco più bella di questo.
Ora vi ho fatto il pippone. E vabbè, scusatemi. Ora torno su così vedo se avvantaggiarmi un po' per la cena. E poi semmai quando viene Stefano gli preparo altre cose e me le porta giù. La fatica la fa lui e così poi mi metto a sistemarle. Cena super veloce perché ho fatto tante cose da stamani, non mi sono fermata un attimo e poi quando è arrivato Stefano abbiamo fatto anche altre cose, sicché insalata presa stamani e che sicuramente a domani non sarebbe arrivata, io non so perché, ma l'insalata non mi dura più niente, frigorifero, polpette di tonno e patate. Ho provato a mettere anche un pochino di succo di limone e bastoncini di pesce e poi mi era avanzata una patata che avevo lessato per le crocchette e ho messo un pochino di prezzemolo, un pochino di olio e un pochino di sale. Buon appetito! Io ho tanta fame, come sempre. Del resto, non so quando è che non ho fame io. Buongiorno, sì, siamo al giorno dopo, sono poco più delle 6 del mattino e io voglio fare subito l'impasto per la pizza perché vorrei cuocere le basi oggi a pranzo, così questa sera devo solo infornarle con i vari condimenti e la mozzarella e anzi io quasi quasi incomincio anche a preparare perché se no poi alla fine è tardi, invece tra pochino si alzerà anche Lore perché è il grande giorno di Lorenzo e degli orali. Non so se andrà in macchina o in moto perché più tardi due gocce di pioggia le dà. Anche stanotte ha piovuto tantissimo. Anche con il vento forte e ora vede come andrà. Per me, volesse andare in macchina sarei più contenta, almeno non rischia che si bagna. E aspettate che controllo la farina quant'è. E insomma, è il grande giorno. Sono agitata. Non mi farò vedere da lui, ma sono agitata. Ieri sera gli avevo anche detto: guarda, se poi stanotte non dormi, chiamami. Ci facciamo compagnia. Invece ho dormito tutta la notte.
fino a ieri sera, anche dopo cena, era lì a guardarsi tutti gli appunti, tutte le cose che io ho detto, Lore, basta, basta ormai, perché sai, sai, non aggiungere altro, non fare nulla, basta, e che domani vada come deve andare. E non ci pensi più. E insomma, stamani c'è un po' di ansia in questa casa e io ora voglio preparare l'impasto della pizza, non lo so se ve l'ho detto, e almeno me lo trovo fatto, perché poi oggi abbiamo da fare tanto, 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 e voglio passare anche da miei, ora un po' che non vado, e voglio passare anche da casa mia, almeno insomma. Vedo un po' anche i miei, sto un po' con i miei. Che devo dire la verità, è sempre un piacere stare con i miei genitori perché sono comunque due tipi simpatici, come dico io, e si sta bene in loro compagnia. Sì, che insomma voglio andare anche perché devo portare una cosa a mia mamma, me ne devo ricordare. E niente, e poi vedo stamani, voglio dare una bella pulita a casa e voglio trovare, me ne devo ricordare, quando vado da qualche parte devo trovare un tiracqua, perché io ho lo struscino per dare il cencio in terra, però mi viene a noia, perché io li cambio in continuazione perché poi incominciano a perdere tutte quelle setole, ce l'ho proprio a noia. Dovrei o provare a prendere quello in silicone, credo sia un silicone, però non lo so, non l'ho mai provato, non so come mi ci posso trovare. Magari se qualcuno di voi ce l'ha, se mi può dire come ci si trova, capisco che è una cosa soggettiva, però insomma. Magari siete anche in diverse che ce l'avete, se mi dite tutte, guarda, mi trovo benissimo. Allora, non c'è dubbio, ci si trova benissimo con quel tipo di struscino. E se no, volevo provare a trovare un tiracqua, magari più piccolo. Io ce l'ho enorme, che lo uso qui quando lavo il terrazzo e le scale. Perché proprio mi prende la misura proprio della scala. Io con una passata sola levo l'acqua da tutta la scala. Scalino. Però lo volevo più piccolo, ma io non l'ho mai visti. Io spero che esistano un po' più piccolini, perché volevo provare a usare quello. Poi io infilo lo straccio, io lo chiamo cencio, tanto lo sapete, io uso vecchi asciugamani che li faccio tutti a pezzetti e poi ci faccio il buco in mezzo e lo infilo nel manico. Voglio vedere se c'è, me ne devo ricordare, se magari oggi lo trovo e niente, ora continuo a fare qui l'impasto, così poi quando si alza l'ore sono tutta per lui. Il bello di Lorenzo è che lui parla, 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 parla. Lui ha proprio bisogno di buttare fuori tutto quello che gli passa per la mente, tutto quello che ha dentro, a differenza di Matteo. Matteo, il giorno degli esami orali, la mattina, che poi mi ripeteva la tesina a oltranza, a un certo punto io ho detto: Matte, se hai qualcosa che mi vuoi dire, dimmelo, dimmi quello che ti passa per la mente. E sì, però stava zitto. Invece poi ero qui, preparavo il pranzo, è venuto e mi ha detto: mamma, c'ho l'ansia, c'ho l'ansia. Matteo ha un carattere che bisogna tirargli fuori le parole, se no lui non parla, preso da Stefano. Invece Lore, come carattere per questa cosa, ma ha preso più da me. Lui ha bisogno di buttar fuori e meno male, perché lo salva sempre questa cosa di parlare tanto. E niente, ora preparo davvero l'impasto della pizza. Thank you.
rifatto il letto e ho cambiato il copriletto e ho messo questa coperta che mi ha dato mia mamma, non mi ricordo se l'anno scorso o 2 anni fa. A me piace tantissimo, primo perché è fatta ad uncinetto, ma mi piace proprio, ecco, come è strutturata. E ho messo lei, sarà la gioia di Stefano, perché dice che a lui dà noia quando poi si mette sul letto, sentire, ecco, tutti i vari rialzi dei punti nocciolina, ma non importa, si abituerà anche quest'estate. Ho rimesso i cuscini, però sinceramente non so se ci stanno bene. Aspettate, si fa la prova. Ecco, così sarebbe senza. Non so, ora vedo se mai ce li lascio e poi provo a tenerlo anche senza, e vediamo un po'. Mi devo decidere una volta per tutti a fare io magari dei cuscini ad uncinetto. E insomma, questa è la coperta nuova che a me piace tanto. Ho già preparato anche il pranzo per me, Stefano. Matteo finirà un po' di sugo, gli faccio la pasta. E invece Lorenzo mi ha detto che finiti gli esami, molto probabilmente si ferma a prendere qualcosa. Tanto poi, prima di tornare a casa, si ferma dalla sua ragazza e stamani presto ho cotto già il riso, rigorosamente il riso basmati, e poi ho lessato le patate, visto che ne avevo tre e poi tanto si rischia che con questo caldo vadano a male presto, sì che le ho lessate, sbucciate e fatte a pezzetti. Ho aggiunto i fagioli cannellini che ho lavato e sgocciolato bene, un po' di cipolla tagliata fine fine e poi delle zucchine, che erano i vari rimasugli di quando le ho grigliate. Tutto ciò che non riuscivo più a tagliare a fettine, le ho fatte tutte a pezzetti, le avevo messe nel congelatore. Stamani le ho tirate fuori, le ho messe in un pentolino con un pochino di olio, uno spicchiettino di aglio e poi le ho aggiunte ai fagioli, alle patate, alla cipolla. Ho condito con un pochino di olio, sale, peperoncino e basilico, il profumo è ottimo, insomma è un'idea in più per mangiare cose fresche ora che fa tanto caldo. Poi qui ho già diviso l'impasto che ho fatto stamani, eccolo qui. Poi questa sera, sì, questa sera, mamma mia, sono di fuori stamani, tra un'oretta le vado a cuocere con il pomodoro e precuocio un pochino le basi in questo modo e stasera metterò solo mozzarella e condimenti. Allora, abbiamo già pranzato, però nel frattempo mi ha chiamato Lorenzo che ha finito gli orali, mi ha detto che è andato bene e così ora si può ricominciare a respirare un po' di calma anche in questa casa. Sono contentissima, solo che i due suoi amici gli hanno un attimino buttato addosso lo spumante, sicché penso che oggi ci sarà da pulire anche un po' la macchina. Però gliel'ho detto, venite anche voi due e la pulite insieme a Lorenzo. E niente, è andata, è finita e questa sera festeggiamo. Ho già detto a mia sorella se viene qua, almeno stiamo insieme. Ora voglio andare a prendere anche un qualcosa di dolce perché non faccio un tempo a fare niente e così lo mangiamo insieme questa sera. Devo sentire cosa prendere a mia nipote perché lei è un po' stucchina. Ora sento che cosa vuole, così glielo prendo e questa sera festeggiamo tutti e due, Matteo e Lorenzo, che si sono levati un gran pensiero. È stato bellino Matteo stamani perché io ho detto, insomma, che Lorenzo era l'ansia e gli ho anche detto, te lo puoi capire perché insomma li hai fatti ora gli esami, e lui mi ha detto no mamma non posso capire perché sicuramente i suoi sono più difficili. Cioè, è stato bellino
E niente, io non ho mangiato fin tanto che non mi ha telefonato e ora noi abbiamo mangiato, lui si è soffermato a mangiare qualcosa e ora aspetto che arrivi a casa. Nel frattempo devo mettere a posto perché insomma c'è un po' di confusione, vedete qui in cucina devo sempre sparecchiare anche e ho già cotto le basi. Eccole, una, dov'è l'altra? Aspettate, una, ah e due, eccola qui l'altra. Io con questo telefono non so mai come indicarvi le cose e niente, io quasi quasi concludo quel video perché davvero oggi c'è da farne 800 milioni di cose e niente, almeno guardo se domani riesco a pubblicarlo. Come sempre spero di avervi tenuto un po' di compagnia e vi mando un grande bacio. Ciao!